Ci troviamo davanti alla SONS di Ovada con il direttore del Consorzio Servizi Sociali Gianni Zillante per parlare di un progetto dedicato soprattutto ai ragazzi che è Scatola Magica. Sì, abbiamo iniziato una collaborazione con la SOMS di Ovada per diciamo, recuperare degli spazi che momentaneamente erano inutilizzati, degli spazi molto funzionali e in una posizione strategica rispetto a dove è allocato il consorzio, dove andremo a costruire un centro che si chiamerà appunto la Scatola Magica, dedicato ai ragazzi disabili e anche comunque ai ragazzi diciamo, che partecipano alle nostre attività tipo di cammin facendo e in questo modo cercheremo di fare il massimo dell'integrazione e soprattutto cercheremo di far crescere i giovani con dei principi, cercando un po' di instradarli perché rappresentano il nostro futuro. Modo per far confluire le vostre varie attività del sociale in un punto unico. Sì, certamente, perché sostanzialmente molte attività che noi attualmente facevamo a livello territoriale, in posti diversi, abbiamo ritenuto molto strategico concentrarle in un unico posto, per attrezzarlo e quindi fornire il massimo del servizio possibile, ecco. Cosa faranno questi ragazzi in questa realtà? Allora, beh, ci sarà una sala computer dove inseriremo anche il centro Anna che era, diciamo, allocato presso le scuole dove i ragazzi disabili potranno utilizzare il computer per fare attività, laboratori. Poi ci sarà una stanza dello Snowsland che è questa particolare metodologia con cui approcciarsi ad alcune problematiche di tipo sociale sostanzialmente. E poi c'è il grosso spazio che era la vecchia sala da ballo, diciamo, che diventerà una zona, sono più di 100 metri quadrati, una sorta di attività, spazio per attività ricreative al coperto, perché tante volte noi abbiamo spazi all'aperto, ma poi come succede quando piove e c'è bisogno anche di spazi coperti dove però consentire ai ragazzi di fare attività, ecco. Il centro lo apriremo molto probabilmente a settembre. In questo momento stiamo facendo la progettazione e i lavori interni per adeguarlo e renderlo a norma rispetto a quello che sono le nostre esigenze.